I lavori sono durati più di 2 anni, sono stati eseguiti da Piacentini. Ieri all'inaugurazione saranno transitati circa 1000 persone, tutti entusiasti, tutti col cuore palpitante, tutti gioiosi e contenti di vedere una chiesa riportata, un'ex chiesa, perché oggi ovviamente, ma non lo era più da secoli una chiesa, l'ultimo utilizzo era dei magazzini, dei semplici magazzini. Ma questo è un posto di Piacenza, dei piacentini, e riportato ai piacentini che apprezzano questo luogo. Laboratorio aperto del Carmine. Io penso che non esista al mondo una ex chiesa del 300 restaurata così bene, dove si fa innovazione. Quindi è un posto emozionante. È sufficiente entrare in questo luogo che si capisce la passione che ci hanno messo i restauratori, e io spero che i piacentini, e non solo i piacentini, perché qua parleranno le start-up di tutto il mondo, vengano, si affezionino e tutti insieme si faccia innovazione, che è il futuro e quindi è già qua. No, devo dire che ieri sera entrare dopo qualche mese nel Carmine in questa nuova veste è stato veramente emozionante per me, per tutti i ragazzi che ci hanno lavorato, perché ieri sera eravamo presenti quasi tutti, ed è bello poter restituire in questa veste così moderna un edificio che per noi ha significato tanto, perché poi dal punto di vista emotivo, quando lavori in equip, noi abbiamo patito un grande freddo, un grande caldo qua dentro, e diciamo che l'ambiente di cantiere è sempre molto familiare, no? Quindi abbiamo vissuto nascite, matrimoni, non è come un ufficio sterile il cantiere, cioè si fondono proprio tante cose, anche perché passi dalle 8 del mattino fino alle 5 della sera tutti i giorni. Un lavoro faticoso, bellissimo, ma estremamente faticoso, e quindi la parte emotiva è tanta, no? È quello che uno investe nel proprio lavoro è tanto. E devo dire che l'emozione grande è stata quando abbiamo smontato i ponteggi, ma anche vedere questa chiesa gremita di gente ieri sera è stata proprio una bella emozione. C'è il recupero di una chiesa del 1300 con delle sinergie, l'utilizzo da parte di un laboratorio aperto che permette e dà la possibilità ai giovani, alle start-up e a tutti coloro che vogliono comprendere che cos'è la realtà virtuale, i documentari dal punto di vista tecnico-informatico e quant'altro, dà la possibilità a tutti di godere di un'opera meravigliosa. È sicuramente positivo e moderno, europeo direi, questo riutilizzo di uno spazio storico con un inserimento di attività così contemporanee, e la possibilità di dare nuova vita a un monumento statico e vecchio, no? Con qualcosa di così moderno, interattivo, indirizzato ai giovani, è sicuramente una cosa positiva.